Nasce a Sepino dall'impegno condiviso di Comune e Proloco l'iniziativa giunta alla seconda edizione delle Taberne del Castello. Una iniziativa che coinvolge tutti i cittadini, valorizzando i vicoli e gli angoli più affascinanti del centro storico del Borgo Matesino. Un percorso gastronomico, storico e culturale che volutamente si richiama all'arrivo dei Normanni, a quando venne edificato un vero castello, a quando l'abitato era circondato dalla cintura muraria a forma ellittica con le sue quattro porte e le varie torri a difesa dei nemici. Il castello, distrutto dal terremoto del 1805 e del quale restano alcune torri e tre porte, quella meridionale, la porta orientale e quella di corte o porta Borrelli, torna ad essere protagonista virtuale di questo percorso che nella serata di domani ospiterà appunto le taberne, nelle quali sarà possibile degustare i cibi tipici di Sepino, i vini e le bevande. Il tutto mentre numerosi attori e figuranti in costume medioevale accompagneranno i visitatori nel corso della serata. Ma attenzione, genere frattato, qui non si mena il campellato, qui si cerca di capire se il futuro del mondo sarà la canescenza o il buio profondo. Il medioevo è va meglio, quando è, ma mo che non è più, sapete mo che è più? Intanto, a conclusione del percorso, in piazza si potrà assistere allo spettacolo che richiama le vicende storiche locali attorno all'anno Domini 1116.